Puntare e valorizzare i prodotti tipici del territorio deve diventare una filosofia imprenditoriale e quanto emerso ieri sera nell'ambito di Tipicamente Sulmona, la serata enogastronomica riproposta dopo 4 anni dall'Associazione Culturale Città Viva. 4 ristoranti locali, Mangiafuoco, Caldora, Buonvento e Meeting, hanno preparato un piatto ciascuno usando le prelibatezze del territorio. Ad accompagnare le portate i vini delle cantine di Pietrantoni, Margiotta, Di Bacco e Leombruni. Il dessert è stato preparato dalla pasticceria Dolci d'Angelo. Sulmona è una zona dove si riesce a fare una grandissima manodopera, soprattutto per quanto riguarda la produzione e poi la lavorazione. È stato molto importante, abbiamo lavorato duro da stamattina. La serata è andata benissimo, grazie all'associazione Città Viva. Nel momento in cui si trovano di fronte a un prodotto di qualità superiore, la risposta è eccellente. Nel corso della kermesse moderata dalla presidente della Demsicuore dell'Appennino Anna Berghella e accompagnata dalla musica di Angelo Ottaviani sono intervenuti imprenditori, operatori economici del posto, esperti nutrizionisti, rappresentanti di associazioni culturali, docenti e studenti dell'indirizzo del turismo dell'Istituto Tecnico Commerciale e tanti giovani amanti della nostra terra. Questa deve essere una nuova filosofia di questo territorio, un modus operandi culturale diverso dove c'è la valorizzazione di tutto il prodotto tipico. Stasera è proprio una dimostrazione di questa consacrazione del prodotto locale. L'obiettivo è quello di arrivare a formare una nuova generazione che acquisti principalmente prodotti locali. Ambientarci ancora meglio in questo settore che oggi è appunto il turismo, soprattutto l'enogastronomia. Questo settore è molto importante sia per noi ma anche per tutte le persone che lo vogliono viverlo. Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Città Viva Antonio Santa Croce, dal vicepresidente Fabio Bucciarelli e da Stefano Colaiacovo, che hanno ricordato l'importanza di non mettere in secondo piano i prodotti a chilometro zero. Un bilancio estremamente positivo, abbiamo una serata strapartecipata, è una serata di cucine peligne, è riuscita in maniera eccezionale. È un evento molto importante per mettere in mostra e riproporre sempre i nostri prodotti tipici che troppe volte sono sottovalutati. Devo dire un ottimo riscontro, un'ottima serata, cerchiamo di valorizzare ancora di più i nostri prodotti che veramente ne abbiamo tanti e tante volte li lasciamo in secondo piano, in disparte. Che oggi si debba scommettere sulle eccellenze gastronomiche del posto per produrre ricchezza e occupazione, ne sono convinti anche i consiglieri comunali Valerio Gianandrea e Luigi La Civita, gli assessori Stefano Goti e Luciano Marinucci, intervenuti nel corso di una serata che ha mostrato l'immagine di una città viva intorno alle prelibatezze della terra. Da anni cerchiamo di sostenere eventi che vadano a pubblicizzare questi prodotti di eccellenza che il nostro territorio riesce a produrre. Io credo che questa è un'ottima iniziativa e le edizioni che stanno venendo lo dimostrano, c'è un buon seguito, ma io voglio andare oltre, vorrei che i promotori portassero questo evento di nuovo in piazza e che diventasse un appuntamento del territorio nazionale.